Un buon pomeriggio dallo studio virtuale di cicliste.eu. Oggi ci è venuta a trovare Lucia Bramati, che vedete accanto a me, 17enne bergamasca e residente in provincia di Vicenza, vicentina di adozione, che pratica con successo il ciclocross. Ciao a Lucia, tutti. vuoi presentarti a tutti gli appassionati della nostra pagina e che seguono il ciclismo? Ciao a tutti e grazie mille per l'invito. È un piacere. Niente, io pratico mountain bike e ciclocross, appunto. Sono una bergamasca trapiantata in Veneto. La mamma era veneta, il papà bergamasco, e da 4 anni più o meno siamo appunto venuti ad abitare qui. Niente. E, senti, allora, hai 17 anni appena compiuti, quindi sei Sì. molto giovane ancora. E prima di approfondire la tua conoscenza personale, una ripedalata insieme della tua storia, della tua carriera ciclistica, da quando hai iniziato fino all'anno scorso che eri allieva. Sì, allora, io ho iniziato da G3, facendo mountain bike, e poi da esordiente 1 appunto ho cominciato la mia carriera su ciclocross, praticando ciclocross in inverno, e devo dire che da subito mi è piaciuto tantissimo, mi ha appassionato tantissimo, anche perché mio papà lo praticava. Diciamo che quasi tutta la mia famiglia l'ha sempre praticato un po' il ciclocross. Da esordiente 2 ho vinto il mio primo campionato italiano a Silvelli di Trebaseleghe. È stata, diciamo, il primo italiano è sempre un'emozione enorme. E invece in estate ho vinto invece il mio primo campionato italiano di mountain bike. E anche lì è stata una bella emozione, più che altro lì non me lo aspettavo, perché diciamo che c'erano molte avversarie forti, che tutto l'anno è sempre stata una battaglia. E poi invece da allieva 2 ho vinto un altro campionato italiano di ciclocross, dopo diciamo una stagione un po' andata così e così, perché ho avuto dei vari problemi fisici, avendo preso la mononucleosi a metà stagione, quindi ho dovuto saltare 2 mesetti di gare, e sono tornata 2 settimane prima del campionato italiano. E poi l'ho vinto, e quindi a Milano, il Guerciotti, ed è stata forse una delle gare più belle, che mi ha regalato più emozioni appunto per questa cosa della mononucleosi. E quest'anno invece sono junior primo anno, e anche lì quest'anno è arrivato anche un altro campionato italiano di ciclocross, al gennaio di quest'anno. È stata un'altra emozione enorme, perché essendo junior primo anno e nel ciclocross le junior corrono tutte insieme, sia primo sia secondo anno, quindi unica maglia. E riuscire a vincere anche combattendo con quelle di un anno più grande è stata una bella emozione. Sì, ma infatti, nonostante che io no, non ho, da giovane non amassi il ciclocross e ci ho fatto degli articoli su di te e sulle tue vittorie perché è risaltato questo tuo bissare il tricolore di anno in anno, no? Da esordiente, allieva, sei un po' abbonato. Junior, sì. A Junio, la maglia tricolore che è ambita da tutti i ciclisti, ma che non è facile da vincere perché parlando No, con beh, sì, te sembrerebbe perché ci facile, ma sono. in realtà. No, beh, ci sono tante. Comunque ci sono tante avversarie, tutte forti. Guerrito, ovviamente, è la corsa dove tutti puntano di far bene, di arrivare a vincere. Quindi è sempre una guerra, sono tutte agguerrite, però ti Tricolore vale regala una sempre. stagione. Eh già, sì. E poi quest'anno, giustamente,
hai disputato anche il tuo primo mondiale, il primo mondiale che l'USci ha deciso di fare con le junior. Eh beh sì, quest'anno essendo junior si entra un po' nel mondo dei grandi, quindi europei, mondiali, coppe del mondo. Diciamo che però nel ciclocross la categoria junior, donne, mondiali, europei e così, viene corsa, cioè veniamo tutte insieme, corriamo, quindi sia elite, sia under, sia junior, non c'è differenza. A parte il campionato europeo e il mondiale, che da quest'anno è una novità, hanno fatto solo una gara a parte per noi, quindi una gara a parte per le junior. E mi Quindi sembra quest'anno è più stata. Beh, facile da affrontare, penso. quello sì, Oppure. sicuramente. Sicuramente perché correre pensando di appunto che stai correndo con le migliori del mondo, comunque è veramente dura perché sono altri livelli, altri ritmi. E quindi è stata molto apprezzata questa cosa del fatto che avessimo una gara solo per noi. Quindi ci sei per te. È stato, hai apprezzato di più, ti trovi meglio a gareggiare con le tue coetanee oppure il fatto di gareggiare con le Open, l'elite, ti stimola magari a dare qualcosa in più? Qual è la tua sensazione? Beh, allora, sicuramente è sempre uno stimolo il fatto di gareggiare con ragazze più grandi di te. Ti incentiva a dire dai che sono lì, ce la posso fare. Provare anche a star lì, perché magari vincere è difficile, perché essendo più grandi, magari hanno più esperienza. Però il fatto di crederci, di provare a stare lì con loro, è comunque un allenamento, perché io da quest'anno ho capito, cioè almeno la mia esperienza è stata che ho capito veramente i ritmi alti che tengono e dall'anno scorso si sente molto il salto, cioè almeno io l'ho sentito il salto dalla categoria allieva a quella junior, appunto per i ritmi, ma anche la durata delle gare che adesso è di 45 minuti nel ciclocross e prima invece era di 35 minuti, quindi 10 minuti in più, ma sono 10 minuti in più veramente alla morte dure. Beh, quindi cioè, hai affrontato questo mondiale da primo anno, credo che Sì. sicuramente ti hanno portata non solo per le tue vittorie, per le tue performance, ma anche perché ti serva di esperienza per l'anno prossimo. Beh, quello sicuramente, essendo appunto da Cosa ti ha primo anno. lasciato in più questa gara? Tanta esperienza, sicuramente, tanta, tanta, veramente esperienza. Ho capito che cosa devo migliorare per l'anno prossimo, capito dove devo, cosa sbagliavo magari. E sicuramente sì, quell'esperienza più che altro mi è cresciuta, sì. Ecco, però cerchiamo di evitare lo sbaglio che ha colpito un'altra ragazza che su strada ha conquistato il primo anno una medaglia d'argento al mondiale come Camilla Alessio e poi si è sentita la responsabilità per tutto l'anno che Certo. te devi intraprendere in vista del mondiale successivo dove si sentiva quasi il peso di dover vincere per forza, no? E te Certo. che tipo sei caratterialmente? Sei una che riesce a disfarsi dell'ansia oppure ci potrebbe essere questo rischio? Allora, io di solito sono sempre. Cioè, sono sempre molto tranquilla, non so come, io prima delle gare anche sono sempre tranquillissima. E beh, magari l'ansia che quando tu vinci un campionato italiano o appunto un campionato del mondo, un europeo, comunque l'anno dopo ti senti la responsabilità di comunque di far vedere ancora che ci sei, quindi di portare in alto ancora il titolo che hai vinto. E quella sì, sicuramente, su quel fatto. Almeno io per ora ho vinto solo italiani, quindi l'hanno. Però non ho mai indossato la maglia Ha l'anno vinto solo dopo. gli italiani, di più non c'era. Potevo solo vincere quelli, quindi. No, però il mondiale quest'anno ho fatto 22esima, quindi alla fine è stato non male,
un buon mondiale. Sì, anche contando che il percorso comunque era duro, non era proprio adatto alle mie caratteristiche. Io Ecco, ti blocco preferisco un un po' attimino più. qui. Ma io l'ho visto il video in cui tu, subito dopo il mondiale, tu hai proprio fatto questa dichiarazione, no? Sono soddisfatta nonostante il risultato, anche perché il percorso non era adatto alle mie caratteristiche. Cioè, quali sono le tue caratteristiche, quali erano le caratteristiche del percorso per cui te sapevi di non essere a tuo agio? Beh, di solito io vado bene sui percorsi abbastanza duri, cioè quindi salita sul fango, visto che il fango di solito devi essere bravo a guidare, diciamo, me la cavo a guidare, sono abbastanza brava sul tecnico. Invece quel percorso lì era completamente da spingere, quindi rettilinei, giù i rapporti e Più di spingere, forza, quindi spingere. Sì. venivano meno le Sì. qualità, diciamo, alla Villeneuve per citare un pilota di automobilismo. Un po' ti senti un pochino spericolata, ambisci oppure Beh, no? io no. No, io sono abbastanza tranquilla su quel lato. Non mi piacciono i percorsi troppo estremi, quindi salti troppo alti, non so, nella mountain bike adesso sto parlando, quindi salti troppo alti o discese troppo ripide. Io sono un po' meno, quindi cose un po' più tranquille. Tranquilla, sei più razionale, ma quindi un percorso che metta a risalto tutte le capacità dell'atleta e non solo quella di Sì. spingere in pianura o. Sì, esatto. Un po' una via di mezzo, quindi ci stanno i pezzi magari dove devi spingere, però anche i pezzi, soprattutto ciclocross, è tanta tecnica. Quello sicuramente, ciclocross devi avere una buona tecnica, guidare sul fango ovviamente, però devi essere anche allenato, non so, tipo correre sulla sabbia, perché il ciclocross si corre, bici in spalle, si corre tanto non so, sulla sabbia oppure sul fango quando la bici non va più avanti, appunto perché magari c'è sovraccarico di fango, e quindi bici spalle e correre fino al box per cambiarla. Adesso però vedo che ogni giro c'è la possibilità di cambiare la bici. Sì, c'è un box apposta dove c'è di solito se si ha la seconda bici, e che è molto utile perché comunque portarsi un peso così fino, non so, per 45 minuti, fare 6 giri con una bici che pesa più di te è veramente dura. Quindi il fatto che si possa entrare e cambiare la bici quando vuoi è sicuramente un vantaggio per tutti. Sì, infatti ho visto anche nelle proiezioni, previsioni premondiali che nonostante le vostre capacità della squadra, anche delle tue compagne azzurre, davano per vincenti sicuramente quelle che poi sono arrivate prime e seconde, no? Sì. Olandesi, Ma olandesi se non sbaglio. sì, Ecco, ma olandesi. questi olandesi che c'hanno in Olanda, che vanno tutte forti a questa maniera, da junior, da prima, da elite, come si può dire in una categoria dove non c'è mai stato un mondiale che sicuramente vinceranno loro e hanno vinto loro? Beh, allora, queste ragazze qua le abbiamo potute conoscere un po' durante l'anno, almeno le abbiamo viste correre, perché loro partecipavano sempre ai campionati del mondo, quindi alle coppe del mondo, scusate, partecipavano sempre alle coppe del mondo che c'erano durante l'anno e facevano sempre ottimi risultati, essendo junior. Quindi, non so, c'è una ragazza che appunto ha vinto, quella che ha vinto il mondiale, che faceva sesta con l'elite. E quindi è veramente forte. Io penso che le olandesi e le belga siano appunto le ragazze che vanno un po' più forte in ciclocross, perché la ciclocross è lo sport, è il loro sport, è proprio la loro disciplina, il ciclocross per le belga Però e le olandesi. mi sembra dalle dichiarazioni vostre che sia su pista che su strada che su ciclocross, Olanda, Belgio, paesi nordici, Inghilterra,
Nonostante che il ciclismo lo vivano, così mi dicono, in maniera più sportiva, meno impegnativa che da noi, riescano a ottenere anche più risultati, a parte la pista dove le nostre azzurrine sono imbattibili, no? Però per tutto il resto c'è meno tensione e ottengano anche più risultati. Come te lo spieghi te questo punto? Non Forse saprei, perché lo sport, il ciclismo in quei paesi è normale, cioè qui si va a giro in macchina o a piedi, ma in macchina, mentre là la bicicletta è di uso comune in qualsiasi situazione. Qual è la diversità che questa piccola nazione, che è l'Olanda e anche il Belgio, sforna anche nelle donne e ragazze che di grande valore? Penso anche che c'entri i percorsi che hanno anche là, perché l'hanno veramente tanti, tanti percorsi diversi. Io sono andata quest'anno e è completamente tutta un'altra cosa. Ci sono un sacco, ma proprio tanti, tanti ciclisti appunto in giro. Ci sono più biciclette che macchine là, sì, quello sì. E sì, però secondo me c'entrano anche i percorsi. Perché hanno completamente tutta un'altra mentalità, secondo me, anche sul E modo qual di. è questa mentalità diversa dalla nostra? Cioè, proprio dimmi. Sì, beh, mentalità da belga, la mentalità da duri, sono proprio concentrati. Ovviamente anche gli italiani stiamo crescendo un sacco, ma stiamo crescendo veramente tanto sulla disciplina, adesso parlo del ciclocross. Ma anche su tutte le altre, e comunque però loro hanno una mentalità più rigida, secondo me, parlando sempre di ciclocross, E molto che abbiano più forse ferrea. anche delle strutture maggiori, società che danno, forse anche una società in genere e società che danno più spazio alle donne. Beh, sì, anche quello sicuramente, visto che. Il mondo ciclistico femminile sta crescendo, quindi ci sono molte ragazze che anche là che magari forti, veramente forti, e vogliono dirla loro, e quindi le prendono e le fanno emergere, le fanno crescere, come tutti, diciamo. Senti, come si deve allenare una ragazza? Però qui ci sono già diversi messaggi. Vediamo. Addirittura qui c'è l'ultimo messaggio di Romeo De Ganello, so se è un tuo conoscente. No, non lo conosco. No. Ma questa ragazza, siamo sicuri che abbia meno di 18 anni? Ti sembri Sì, troppo matura per come fai? ho 17 anni compiuti a gennaio di Ecco, quest'anno. se questa intervista si faceva qualche mese fa, ne aveva 16. Sì. Mentre ci saluta Eleonora Veroni, che è una nostra collaboratrice, una ciclista elite, lei ci ha insegnato il ciclismo in Danimarca, è entusiasta del ciclismo danese. E poi c'è Franco Adaos, che dice: grande Lucia, saluti da parte di tutta la nostra famiglia. Lui lo conosco, sì. Sì, Lui lo beh. conosco. Ho visto ieri in una intervista una ragazza che un tifoso che lei non conosceva addirittura la segue su Strava e era al corrente di quanti battiti raggiungesse questa ragazza. E quindi avete tifosi che vi seguono in silenzio anche, non solo alle gare. Sì. Ecco, De Ganello dice: sono il fotografo di Schio, quindi qualche foto te l'ha fatta. Beh, sì, ai campionati italiani di quest'anno, a Schio. Ah, ecco perché ti Sì. conosce bene. Ecco perché si è permesso di dire: ma siamo sicuri? T'ha voluto valorizzare. E ecco, come si allena? Come si deve allenare una ragazza? Come ti alleni per vincere sempre questi campionati italiani, per essere protagonista e per fare bella figura? Allora, beh, io di solito durante la settimana allora, il lunedì è sempre scarico, quindi giretti agili,
di massimo un'oretta io faccio di solito, perché venendo dalla gara si è stanchi, quindi secondo me è un po' inutile fare i lavori il lunedì. E martedì c'è il lungo, quindi io massimo faccio 2 ore, quindi il lungo vado su strada, con la bici da strada vado e faccio le salite, che è qua vicine a casa mia. Il mercoledì dipende, o faccio magari qualche lavoro, dipende anche tanto dalle settimane. Se sono settimane, magari la settimana prima del campo italiano, per me è sempre abbastanza cioè scarico, molto, molto tranquilla, quindi niente di appesantita o Non qualcosa. arrivare Più che altro appesantita la faccio. gara. Esatto. Faccio molta velocità, quindi dietro moto. Venerdì di solito è sempre dietro moto. La settimana prima del campo Dietro moto italiano lo sulla faccio strada, no? Che anche. fai dietro moto nel fango, cioè. No, sulla strada. No. Dovrei ancora provarlo il dietro moto sul fango. Non l'ho mai provato, però di solito lo Dovresti faccio sulla strada. fare una navetta con un motocross e vi date il cambio su per le salite e le discese, ma non credo sia una roba. Forse solo voi donne potete fare. C'è anche Roberta Bramati che dice: brava Lucia, sei una grande e bella atleta, che è bella, si vede, ma non si dice. Grazie Almeno noi ometti, insomma, ad una volta. E quindi questo allenamento è come pre-preparazione alla stagione agonistica, quindi alla bicicletta. C'hai qualche allenamento particolare che non fai durante la stagione? mille. Beh, allora. L'anno scorso, prima della stagione appunto di ciclocross, ad agosto ho fatto 2 settimane a Livigno. Era la prima volta che andavo a Livigno e ho fatto queste 2 settimane dove mi sono allenata intensamente, perché a fine settembre c'erano già le prime gare di ciclocross e quindi ho fatto queste 2 settimane intense a Livigno. Uscivamo tutti i giorni, magari, non so, allenamenti più lunghi, allenamenti solo di forza. Alternavamo un po' tra anche strada e mountain bike, perché lì i percorsi di Livigno, che Livigno poi sono. Livigno è, diciamo, il punto di ritrovo delle nazionali, no? Sì, infatti quelle 2 settimane era veramente pieno, cioè veramente abbiamo incontrato tutti di tutto, tanti stradisti. Abbiamo incontrato anche tanta gente che viene lì anche solo per godersi il panorama, perché C'è veramente. anche una tua collega che fa strada, che in ritiro con la nazionale ci ha incontrato anche l'amore. E ci sei fidanzata con un ciclista. È successo anche a te, oppure ancora? Io sì, diciamo che in quell'ambito lì, non so, preferirei magari avere un ragazzo che praticasse appunto questo il mio sport. Piacerebbe oppure no? L'ho capito. No, mi piacerebbe, sì. Ecco. Sì, mi Però non sento c'è anche. per ora, Mi perché sento. ti ho visto un po' di surplus quando ti ho fatto questa domanda. Cioè, se c'è, si può dire anche a mamma e a papà, oppure non diciamo niente a nessuno e si va avanti. No, diciamo che ho capito che la mia vita privata preferisco che rimanga privata per degli eventi che sono successi prima, quindi. E noi accettiamo questa tua volontà e questa tua scelta. E quindi ritorniamo al ciclismo pedalato. Quindi una preparazione come si faceva a tempi miei, dove ci portavano in montagna a fare lo sci di fondo, a ore su queste montagne, su grande fatica, corsa per migliorare la tenuta, il fondo, la tenuta aerobica, tutte palestra, tanta palestra e tanti altri esercizi che magari manuali ci portavano in bosco a rompere la legna, a spostare massi. Si usano ancora oppure no?
Beh, allora sicuramente la palestra, io diciamo che in questa quarantena ho capito l'importanza anche del fatto di allenarsi a corpo libero, quindi ho iniziato appunto ad allenarmi, alternare magari momenti di bici, quindi ciclomulino su Zwift appunto. Poi ho la fortuna anche io di avere qua fuori un campo con i vigneti. Abbiamo creato un piccolo percorso dove una volta a settimana, quando c'è il sole, usciamo io e mio fratello e magari facciamo questa oretta qua, tranquilla. E poi infatti appunto ho capito l'importanza di allenarsi anche a corpo libero, quindi io faccio Quindi utilizzi anche la allenamenti. ginnastica e la palestra per sviluppare e tenere allenata quelle parti che durante parte in ciclocross le parti si allenano un pochino tutte, no? Però, e Sì, cosa però si fa significa? sempre bene. Cosa è significato e cosa significa per te essere figlia d'arte? Beh, io mi ritengo fortunata, molto fortunata perché ho un papà che con la sua esperienza riesce a insegnarmi bene, mi ha trasmesso lui tutta questa passione, in generale la mia famiglia, perché alla fine tutti sono ciclisti nella mia famiglia, siamo una famiglia di La tutti famiglia da chi è ciclisti. Beh, composta? da mia mamma, dalla parte di mia mamma sono tutti stradisti, a parte mio nonno, diciamo, è stato un po' il maestro del ciclocross nel nostro paesino, è stato quello che ha insegnato anni fa, diciamo, il ciclocross, appunto quando è iniziato, però mia mamma invece faceva la stradista, lei faceva la stradista, e poi quando ha conosciuto mio papà invece, che praticava ciclocross e mountain bike, poi quando appunto è uscito, l'ha trasmessa un po' anche a lei, quindi alla fine tutti fanno un po' tutto. E Poi ho c'hai anche un anche... fratello che fa ciclista anche lui. Sì, lui è esordiente secondo anno, quindi è ancora piccolino, però anche lui fa ciclocross Quindi e la mountain bike come ora come ora sei te che tiri il collo a lui. io. Beh, così, così, così. No, devo ammettere che comunque va forte. Tante volte mi tira lui il collo. Ecco, è già, è di razza, via, diciamo. Sì. E bene, insomma, e quindi questo qui è tutto il tuo mondo delle due ruote. Oltre al ciclismo, frequenterai gli studi. Sì, io faccio la terza superiore in un tecnico, grafica e comunicazione. E niente, ho scelto questa scuola più che altro perché purtroppo dove sono io, le scuole sono tutte o a Vicenza o a Bassano, e quindi lontane, 40 minuti da casa, e calcolando un po' tutto con la bicicletta diventava un po' difficile, più che altro per il ciclocross, perché in inverno venendo buio prima, il fatto magari di Quindi uscire da ho capito, scuola e poi trovare il buio. voi cicliste scegliete lo studio in base al ciclismo, no? Nel senso che vi scegliete la scuola più vicina per non portare via tempo alla bicicletta. Beh, diciamo che io sono stata fortunata perché la scuola che frequento mi piace un sacco, l'indirizzo mi piace davvero tanto, e quindi sono stata fortunata di trovare questo indirizzo vicinissimo a casa mia, praticamente neanche 10 minuti io sono a scuola. Ecco, con questi studi acquisiti vorrei continuare all'università? Cosa vorrei fare? Qual è la tua idea di fare da grande? Beh, allora sicuramente la mia priorità dopo sarà concentrarmi magari sulla bici, mi piacerebbe quello, mi piacerebbe concentrarmi, però ci vuole sempre un piano B, quindi ci vuole sempre un'alternativa, e
Mi piacerebbe lavorare se non dovesse capitare magari di andare avanti con la bici, mi piacerebbe lavorare nel mondo della comunicazione comunque. Mi affascina, mi piace. Comunicazione, ecco, e questa tua voglia chiara di sfondare nel ciclismo, come ti fa vedere il tuo futuro? L'hai già, mi sembri anche essendo molto razionale, mi sembra così apparentemente, e sicuramente avrai un pochino pianificato, programmato quello che sarà quest'anno, l'anno prossimo. Beh, Fai la veggente, come come. ti vedi? Quali sono le tue aspirazioni? Allora, appunto, mi piacerebbe continuare nella bici. Spero di raggiungere gli obiettivi che un po' tutti sognano, quindi mondiali. Lo spero. Io sto crescendo ancora e spero di crescere bene e di arrivare. Magari anche oltre le mie aspettative. Di questo sistema italiano, tutto italiano, no? Dove le donne non hanno la parità che dovrebbero. Tu cosa ne pensi? Come la vedi sta cosa e come la vivi? Beh, Sempre che secondo te ci sia questa disparità, magari la vedi in maniera diversa, cioè. Magari prima era più evidente, adesso si sta, almeno nel mondo del ciclismo, appunto anche perché dal fatto che adesso nel ciclocross ci sia la categoria apposta per noi donne, dall'anno prossimo in teoria se la stagione di cross si potrà fare, se tutto questo casino diciamo passerà, sperando che passi, se si potrà fare, ci saranno una classifica di prove di Coppa del Mondo solo per le donne junior, quindi solo per noi, cosa che invece non c'era ancora, perché quest'anno, come gli anni scorsi, le donne appunto correvano tutte insieme e quindi unica c'era solo una ragazza che è in testa alla classifica generale, che di solito sono sempre l'elite, essendo le più grandi. E invece dall'anno prossimo ci sarà proprio una classifica solo per noi donne, e quindi questa cosa Quindi fa questi piacere. miglioramenti che stanno avvenendo a sostegno delle donne ti gratificano, ecco, stai guardando il Beh, bicchiere sì, mezzo sicuramente. pieno in attesa che si riempia. Beh, sì, sicuramente penso che faccia piacere un po' a tutte, e è anche giusto così, perché diciamo che i maschi hanno la loro categoria e che corrono solo con i ragazzi della loro età, ed è giusto che anche secondo me noi donne facciano lo stesso, anche perché è difficile correre con le ragazze più grandi, è veramente difficile. Io in particolare mi riferivo al fatto che, come penso tu sappia, in Italia per legge le donne non possono al momento diventare professioniste, no? So se tu hai avuto modo nella tua giovane vita di affrontare questa problematica oppure no, insomma, pensi solo ad andare in bicicletta per ora e questi problemi No, beh. lasciarli. L'importante è vincere i problemi, ci sarà chi deve risolverli. Sì, appunto non ero informata di questo. Di Ma questa cosa non qui. dovevo metterti nella testa questa purtroppo realtà che si spera piano piano vada A sparendo e cambiare. a cambiare, sì, infatti. Senti, per andare un pochino non nel personale, però per sapere qualche cosina in più di te, un vizio e una virtù. Un vizio, una virtù? Niente vizi? Non saprei. Non mi viene in mente adesso. Una cosa che ti interessa, una cosa che proprio ti interessa.
parte la bicicletta. Beh, mi piace, una cosa che mi piace molto la moda, tutto il mondo della moda, non so, anche il mondo del make-up, mi piacciono il mondo dello shopping, mi piace fare shopping. C'è una E ragazza fashion. poi vabbè, sì, sono Quindi un po'... diventerai una blog fashion, una fashion blog, volevo dire, o c'è questa aspirazione o... Beh, lavorare nel mondo della comunicazione come così serve anche secondo me per tutte queste cose qua, il mondo della comunicazione, della moda, tutte un po' collegate secondo me, c'è un Voi collegamento. che siete simpatizzanti di Instagram, ti si può vedere in qualche diretta, in qualcosa che te fai, oppure sei abbastanza riservata? No, beh, allora... Sul mio profilo Instagram non ho ancora fatto magari dirette, quelle cose lì, faccio dirette magari sui profili di altre pagine. Però sì, mi piacerebbe farlo, avevo pensato magari, non so, di far vedere anche solo il fatto di dopo una gara raccontare com'era andata la gara, l'esperienza, che magari può essere utile. So, magari interesse può essere utile anche per le altre persone che guardano. Sì, io questo è un lato che cerco di voler trasmettere alle ragazze che fanno strada, che fanno ciclismo, sport, che sarebbe importante, chiaramente con tutti i vostri impegni e con le problematiche del dopogara, nel vosso, la sconfitta, la vittoria e poi tutto il resto. Però siamo sempre, sono cose interessanti perché gli sportivi le cercano e gli piace essere anche informati, a volte basta anche poco. Magari se in futuro deciderai di fare qualcosa, ecco, puoi contare anche su di noi sotto questo aspetto. Sì, grazie, sì. Mentre continuando sul frivolo, diciamo, il tuo colore preferito. Il mio colore preferito? Beh, allora, a me piace, però non sono colori, il nero, il bianco, quelli lì, quei colori un po'. Il nero e il bianco più che altro, però il mio colore è il rosso preferito. Ma perché Mi non, piace il il rosso. bianco e il nero non lo ritieni un colore? Boh, mi sembrano. Il bianco Non so e perché. Sono colori un po', magari un po' tristi, non lo so, un po'. il nero. Quindi il rosso. Il rosso, E il fiore preferito? il rosso. Il girasole. Il girasole, sì. Ti Sì, mi senti un piace po' quello. simile al girasole o... Sì. Sì, diciamo che anche il fatto del mio nome Lucia significa luce, quindi tutto collegato, il sole, il girasole si gira sempre verso appunto il sole e quindi sono una ragazza molto, molto positiva, molto allegra. Non so, mi riconosco nel fiore. E il pergiollato del tuo carattere? Fermarosa. Il giusto come Com'è non giusto? eccessivamente permalosa, normale su quel lato. Magari sono abbastanza che magari sono maldestra io, sono un po' maldestra. Capito. E il lato migliore invece si può dire. Beh, sono allegra, positiva. Almeno le persone che mi conoscono, le mie amiche, dicono che sono molto socievole, cioè faccio amicizia estroversa, ecco. Estroversa. Quindi faccio amicizia facilmente. Il tuo piatto preferito? La carbonara. La pasta alla carbonara della nonna. La carbonara della nonna, ma di solito le nonne tramandano, no, le tradizioni alle mamme e le mamme alle figlie.
ci sarà la possibilità di vedere una cuoca in te? C'è la possibilità, cioè ci sono le doti da cuoca oppure? Beh, più o meno. Diciamo che in questa quarantena sto imparando un po' a cucinare, a fare i dolci. Io amo i dolci, veramente, sono un'appassionata di dolci e quindi sto. Sì, sono. Tra il dolce e il salato preferisco il dolce io. E quindi torte, sto imparando un po' a cucinare, poi mi metto lì con mia nonna. Lei mi insegna, non so, a fare appunto la carbonara, vari piatti. Quindi diciamo che c'è anche passione per la cucina, via. Insomma, Sì, mi piace si cucinare. prevede una donna completa. Forte in bicicletta e anche in cucina. E ecco, un'ultima domanda. Prima di ritornare al ciclismo, come spettatrice, quali sono gli sport che ti piacciono e che segui di più? Allora, mi piace molto il tennis. Ho praticato tennis per 8 anni. Facevo tennis e bici, tennis e bici. La mia settimana era fare lunedì tennis, martedì bici, mercoledì tennis, giovedì bici. E poi a un certo punto, col maestro di tennis, voleva che io cominciassi a fare agonismo, quindi le gare, le partite. Solo che veniva un po' difficile, quindi ho dovuto scegliere e alla fine ho scelto la bici, però mi piace guardare il tennis, mi piace guardare la pallavolo. Diciamo che mi piacciono ta tanti sport, lo sport è proprio bello in generale, secondo me, qualsiasi tipo di sport, lo sci. Femminile o entrambi? Ma anche entrambi, mi piace nella pallavolo, non so, ad esempio mi piace guardare i maschi anche nella pallavolo. Tanti dicono è uno sport magari da femmine la pallavolo, invece secondo me non è, cioè, anche maschile, quindi è bello anche guardare loro. E poi non so, anche lo sci, io pratico snowboard in inverno quando mi piace andare a fare lo snowboard, diciamo che tutta la mia famiglia. Quando si tratta di sciare facciamo tutti snowboard. E mi piace anche quello, guardarlo in televisione, le gare. Sei sportiva a 360 gradi. Ecco, Sì. molte una curiosità. Le ciclette su strada dicono che si trovavano meglio ad accorrere con maschi quando erano più piccole, che no con le femmine quando sono cresciute, obbligate a fare le gare con le fra di loro, perché in gruppo urlano, sono un pochino più cattivelle, c'è più agonismo. Anche nel ciclocross è così. Allora, nel ciclocross no, di meno, mountain bike ciclocross di molto meno, cioè perché lì parti, di solito parti a tutta e vai per 45 minuti a tutta, quindi Non c'è tempo per urlare. non c'è tempo per urlare che sei sempre lì impiccato oppure, non so. Ovviamente capita delle volte che magari ci sta in gara la chiusura, chiudi, magari quelle che le scorrettezze, non, ma neanche tanto scorrettezze, le cose che facciamo un po' tutti quando si è agguerrite. Io ho fatto 2 gare su strada e sono rimasta un po' spaventata, mi ricordo, perché appunto io non sapevo niente. E trovarsi lì in un gruppo enorme, tutte una vicino all'altra, e sentire tutte che gridano, urlano, perché magari, non so, una frena e l'altra gli va addosso e magari prova un cadute. È più un Io fatto di paura, mi ero un ecco. po'. Eh sì, io mi C'è più ricordo tensione che la nel prima gruppo. gara. Sì, mi ricordo che tante energie vanno via, almeno a me in quel caso lì, tante energie mi sono andate via per la paura. Perché ho paura magari di, non so, di cadere, di scivolare, che mi cadevano davanti e andavo addosso, quindi mi ricordo che ero rimasta abbastanza, rimanevo sempre di lato, io mi mettevo sempre a lato e lasciavo loro in mezzo
E però anche il fatto di delle comunque delle, del gridare così nel ciclocross non c'è Sì, magari pochissime volte. non c'è il rischio dell'aggruppamento di tutte le ragazze perché lì Esatto. partite in fila, poi Esatto, ecco perché esatto, c'è più silenzio, diciamo. Poi il fiato esatto. Sì. andrebbe a mancare, quindi. Quindi è meglio, meglio risparmiare tutto il fiato che si ha per Ce ne che vuole si di ha. fiato, nel ciclocross. Sì. Come si chiama il tuo team nuovo e perché una ragazza dovrebbe venire, dovrebbe scegliere il tuo team? Allora, il team si chiama Trinks Factory Team. E un team nuovo da quest'anno è stato creato da mio papà, appunto, mio papà con anche l'aiuto di uno sponsor che è appunto Trinx, che è uno sponsor cinese che fabbrica biciclette e così. E grazie a loro abbiamo potuto appunto creare questo bellissimo team, UCI, quindi un team Quindi questa che azienda fa anche ciclomulini. no, fa bici, Bici, eh? fa bici da passeggio anche. Bici, loro praticamente fanno solo bici da passeggio, bici elettriche, queste cose qua. E da quest'anno ho deciso di voler portare appunto il marchio Trinx in Europa, quindi non solo più là da loro. E quindi c'è stata questa diciamo, collaborazione. E ci hanno creato le bici apposta solo per noi, quindi su Quindi voi misura per correte noi. con codeste bici? Sì, noi corriamo con delle bici apposta, ovviamente da gara, non da passeggio, Che magari la progettate tuo papà? Sì, insieme l'hanno progettato, c'è dietro un team di loro che hanno lavorato con mio papà e le stanno progettando appunto per noi atleti del team, perché ognuno ha le proprie misure e quindi niente, è stata secondo me un bel progetto, perché alla fine è un progetto questo team. E io sono felicissima di farne parte, perché comunque è sempre una bella cosa far parte di un nuovo progetto. Così, anche così C'hai una grande. tester vincente, quindi queste biciclette funzionano. Sì, purtroppo adesso non avendo fatto gare quest'anno ancora, non abbiamo potuto provarle sui campi gara, quindi abbiamo provato solo in allenamento, però sembrano belle, sì. E perché una ragazza dovrebbe venire da voi? Cos'è che Beh, perché secondo me, oltre tanto al fatto cioè, di gareggiare così, c'è anche la cosa principale è il divertimento. Quindi ci sono atleti, non so, nel nostro team che hanno anni di esperienza dietro, per citarne uno tipo Eva Lechner, che è una. Ha dietro diciamo, una carriera non da poco, ovvero, non so, Olimpiadi, partecipato a 3 Olimpiadi, mi sembra, quindi poi vabbè, mondiali, europei, italiani, vinti ce ne sono. Però lei in questo team qua dice che si diverte, quindi anche il fatto di non solo magari la gara, quindi concentrarsi sul coso, ma anche il fatto di divertirsi sempre. Quante Quindi. compagne ci sono insieme a te nella squadra? Beh, allora, di femmine siamo io e lei, quindi siamo solo io e lei di femmine. È un team abbastanza piccolino. Poi ci sono altri 3 ragazzi, poi. In via Siamo di tutti. sviluppo, come in via di sviluppo il progetto che avete messo insieme, ecco, insomma. Sì, esatto.
Un saluto alle tue compagne di squadra, ci sono e non ci sono, ma un saluto alle tue rivali. E Ciao a tutte ragazze. il tuo direttore sportivo chi è? È sempre tuo papà. Ciao papà. E grazie papà. Beh, senti, è stata un incontro piacevole, interessante, perché ho potuto conoscere alcuni punti del ciclocross e del tuo mondo che mi erano sconosciuti e spero che, come a me, siano interessati anche alle persone che ci hanno seguito. E sarà un motivo in più per vedere le gare. Sempre forza Sì. tutte, vinca la più forte, però se vince la campionessa d'Italia ormai acquisita per sempre, è ancora meglio, no? Insomma, niente, no, a parte gli scherzi, le gare vanno combattute Sì. e quindi va avanti a questa maniera. Io non ti voglio fare nessun augurio, come non lo faccio a nessuna, spero che tu possa continuare a praticare lo sport che ami con la tua determinazione e passione, e che tu possa raccogliere tutto ciò che riesci a ottenere. Grazie Noi, mille. come da nostra abitudine, con le ragazze che conosciamo anche da giovani, magari anche da più giovani di te, e poi facciamo, per dire, Lucia Bramati un anno dopo. Quindi ci sarà modo di rivederci, di risentirci fra 6 mesi, cioè. Non ti abbandoniamo e Certo. cerchiamo di seguire gomito a gomito le tue esperienze in bici. Io ti Grazie ringrazio, stata mille. Grazie gentilissima. mille a Un te. ringraziamento anche alla tua famiglia, quindi al tuo team e a questo sponsor cinese che io in altro settore, ma stavo cercando appunto anch'io di portare in Italia. E alla prossima intervista. Per qualsiasi cosa. Senz'altro. Conta su ciclista.eu. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Aspetta che si spenge.